Oggi abbiamo finalmente aperto il cantiere del Parco della Pace per vedere come si trasformerà, come diventerà un parco importante, uno dei più grandi a livello europeo, e sarà uno spazio dedicato soprattutto ai vicentini, degli spazi dove c'è la mongolfiera, il trenino per la visita, la Proloco che sta ospitando molte persone a mangiare e poi soprattutto la messa a dimora delle piante da parte delle famiglie che resteranno quindi a futura memoria. Ho appena piantato un albero e l'ho dedicato ai miei bambini, come tutte le famiglie che sono qui con i loro figli. È un momento simbolico, ma è un momento bellissimo, un parco che nascerà proprio dall'attività delle famiglie e dei bambini.